Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Vi avevo lasciato nello scorso video sul passo Croce Domini, adesso ci troviamo perché sono in compagnia di uno di voi, di un iscritto ragazzi. Quindi ci troviamo al passo del Tonale. Dopo un bel po' di strada, da dove ho finito il video l'altra volta, abbiamo fatto il lago di Idro e tutto quel che è, adesso siamo arrivati al passo del Tonale. Passo del Tonale! Che bello! Dopo aver fatto il passo del Tonale andremo a fare il passo del Vivione. No, il passo del Tonale non ve l'ho fatto fare, infatti oggi faremo il video sul passo del Vivione. Anche perché fare il video di tutti i passi è un po' lunga. Davvero. Comunque un bel passo anche questo del Tonale, visto che si può poi salire verso il ghiacciaio, qua che c'è. Eccoci qua ragazzi, giunti a Berzodemo, dopo essere scesi dal passo del Tonale. Siamo all'imbocco del passo del Vivione. Ho anche canato. Eccoci qua, passo del Vivione, stiamo già salendo. Spettacolo. È uno dei passi più stretti e pericolosi che c'è. Strada franosa senza banchina. Attenzione a fare cagate. Porta abbiamo più di che ne. Thank you.
mio avviso, il passo del Vivione è uno dei passi più suggestivi a livello di strade, perché è davvero stretto. Stretto, stretto, ma molto, molto caratteristico e emozionante. A me mi emoziona sempre questo passo. Tanta sabbiolina. Questo qua è il versante, diciamo, bresciano. Ecco qua, siamo in provincia di Bergamo. Boh, va che va che va, che tempaccio! Che tempaccio! Te sette maf. Che tempaccio, ragazzi! Non manca tantissimo, ragazzi. Che to posso un af. Eccoci ragazzi. Eccolo qua, ragazzi, passo del Vivione. No, ancora un attimino. Thank you.
passo del Vivione, vai, quanta gente. Che spettacolo.